Hello! Buonasera, regà! Buonasera a tutti! Come va? Allora, aspettate che bisogna salutare tutti. Buonasera Dani, buonasera Alessio, buonasera Ruggine, buonasera Letate, buonasera Olli. Buonasera Dani, buonasera All Time Crack. No, non mi piace questo messaggio, ti autodistruggo perché è così. E via. Spero di aver salutato tutti. Daf, una domanda. Allora, tutte quelle musiche che sono appunto con accordi commerciali, quindi tutte musiche trap, robe così, sono protette da copyright. Io di base quelle le sgamo principalmente da YouTube. Se te da YouTube, quando scrolli nella descrizione, ti dice da dove viene, cioè che canzone è, molto spesso è appunto perché ha il copyright e quello che l'ha messo è un po' un bastardo. Buonasera Netandi, come va? Buonasera Giuseppe, va, buonasera a tutti. Oggi raga, giochetti con la chat, è arrivato il case nuovo. Oh, dai, a me è arrivata anche un'altra roba. Buonasera Bronzetto, buonasera, come va? Sto provando ad imparare una canzone al pianoforte chiamata Old Doll, non la conosco. E via, non mi interessa, ma questo è interessante soprattutto per chi gli piace Zelda. Non è Zelda, spoiler. Però mi è arrivato il controller. Doveva arrivare ieri, cioè domani, mi sto sbagliando tutto. Mi è arrivato il controller per la Switch e finalmente si può giocare seriamente. Allora, io non sono un espertissimo di configurazioni, in caso posso sfrutterò Biscottino, in modo tale che comunque, casomai, una cosa molto utile che potrebbe essere utile a Biscottino è un budget, un po' per tutto. Per il Pro Controller, no, questo... Allora, non è il controller che mi hai mandato te, Giuseppe, perché... Non si trovava più. Calmo questa sensazione. Però è questo qua. Oh, molto simpatico, si è collegato all'istante, via. Infatti, ma allora è fake. Che cazzo prende il Pro Controller? Soltanto per avere la firmetta di Wata qua sotto. Dimmi la marca. No, è le mie classiche marche che c'è scritto Wireless Gaming Controller. Si spaccherà in live sicuramente. Cioè, proprio c'è scritto questo, eh? Wireless Gaming Controller. Però ecco, quindi aspettatevi, non in maniera imminente, quindi non è che da domani ci risvegliamo con Zelda, però arriverà. Ma è da Instant Gaming. No, Instant Trash. Il Pro Controller su... Vabbè, è tanta roba. Come hai fatto a fare la intro? La intro l'ho fatta con Camtasia, che è uno strumento, cioè un software di editing video. Mi metti la sveglia con il tema Zelda? Vabbè, intanto sapete cosa? Intanto mi avete fatto incazzare, quindi un bel Battle Royale. Però, come Life is Strange, Zelda arriverà. Ma tanto bisogna fare così. Preso dal cinese, via. Non mi ricordo come Twitch, perché TikTok mi pare di sì, tipo, devi essere maggiorenne per fare le live. Non mi ricordo Twitch. Penso che non saprei, non lo so. E vabbè, calma, incazzati duri. Ancora sì, mi devo prendere ancora Totk, ma bomba. Se non porti Life is Strange entro il 31 dicembre, sabato di un anno gratis. L'ho detto, ragazzi. Life is Strange entro il 2024, perché sennò c'è un danno economico al canale. Tanto, Ruggine, non far vincere il bot, per favore, perché questo qua è entrato per dirmi sicuramente tipo
pezzo di merda, abbonati, ti diamo i follower bot, gli spettatori bot. Entro da, il da vedriamo, vediamo. Questo per Zelda. Calma, adesso abbiamo il controller, adesso con calma, via. Ecco, faremo un test incredibile se tutto va bene. La domenica che verrà, quindi domenica, non questa che viene, quindi non domenica 3, domenica 10, si punta a fare la cazzo di speedrun per Mario Odyssey. Perché l'altra volta è stata scammata perché i controller erano tutti scarichi, quindi abbiamo fallito, quindi bisogna ricompletarlo in una live. Ruggine OP, soprattutto adesso perché io ho detto Zelda, quindi il suo attacco aumenta del 200%. Zelda arriverà e Tears of the Kingdom si farà. Quindi inutile dire se porti Zelda scappo perché tutti me l'hanno detto, se porti Life is Strange scappo, se porti God of War scappo, io porto quello che mi pare. Guarda, forse quello è il momento più alto di quella speedrun, la chiacchierata tra mod, che non mi ricordo che cazzo era successo, era una roba che era successa mi pare su Junima, una roba del genere, e bomba. Se porti la polizia scappo, no problem. A parte che io adesso, una di queste prossime settimane, voglio portare un gioco, una demo, che è tipo Rockstar Life Simulator, una roba del genere. E perché voglio portare questo gioco? Perché praticamente c'ha questa feature che è collegato tipo a ChatGPT. La Madonna. Cosa voglio dire? Io posso scrivere messaggi su messaggi, quella è la mia linea di dialogo. Tipo, ehi, dove cazzo sta la via Bastardi è dietro l'angolo. Quindi è importante giocarci. Bene, direi di partire subito con Kokoro. Ecco, qua una sessione toccherà farla. Ah, la conosco quando. Guarda che se prendi la versione deluxe ci stanno i porno. No, no, adesso un attimo la versione demo. Quindi via. Vai, vai. Se te parla che io apro Ride 4. Intanto questo si fa il giretto in moto, hai capito? Allora. Era così? Commento live sulla creepypasta, quella che ho letto, che mi hai fatto leggere. Come ho detto, mi pare un film anni 70, 80. Cos'è questo? Da lì. Da lì a là. Lasciatemi Shrek. Si cagò in mano per questo, ma come? Ma come si cagò in mano? Oh, ma questo è un nuovo gioco! Lago ghiacciato. Gli spettatori devono attraversare il lago ghiacciato evitando di affondare nel fragile ghiaccio. Lo vogliamo provare. Vogliamo provarlo prima di fare il puzzo? Proviamo. Un simulatore. Allora, come da titolo. Oggi facciamo Kukoro, un attimo quel gioco del ristorantaccio e poi Hunger Games. Io però non ho preparato le immagini, sappiatelo. Fate punto esclamativo Kukoro, intanto cerco autoplay. Raggiungi la meta attraversando il lago prima degli altri, evitando di affondare nel ghiaccio. Puoi respawnare dopo essere morto o durante il gioco puoi riprovare con un massimo di 26 giocatori simultanei. Ok, allora, prima di partire, simulatori, mi sa assetto corsa, però tipo tutto moddato online, nelle autostrade giapponesi. Allora, ah, ok.
potete concatenare i movimenti, quindi se scrivete tipo di fate un rettilineo, ok? Per muovervi dovete fare appunto W che vi andrà su, A a sinistra, S in giù, D a destra. Potete fermarvi con punto esclamativo stop. Io mi spawno, va? Ok, bronzetto. Il fatto che attualmente le immagini non le prenderò perché mi sa che devo fare un collegamento a Imgur. Partiamo. Io mi posso muovere liberamente o sono anch'io relegato? No, alle dade. Alle dade. Ok, quindi ci sono più vie o una sola? Ah, ma io ero indietrissimo. Oh, io vado un po' a caso. Ma come funziona? Te devi concatenare i movimenti, Netandi. Ti muovi con WASD, ma non devi cliccare la tastiera. Devi fare tipo punto esclamativo DDW. Quindi farai due volte a destra e una volta su. Prova a fare sta combo. Ma vaffanculo. Se cadete a terra fate punto esclamativo, cioè cadete in acqua, fate punto esclamativo Kukoro e potete rientrare. Ah, c'è il timer. Ah. Ah, comunque ragazzi, no, penso... Ah, ok, rientrate. Comunque ragazzi, spoiler della schedula della prossima settimana. Vi dirò soltanto cosa c'è lunedì. Si ritorna a Leon City, GTA RP. Perché appunto uscirà il nuovo server e i pelosi tornano più pazzi di prima. Dobbiamo andare avanti, ragazzi, visto che letteralmente si sono separati. Ma te guarda che roba. Oh cazzo, scusate, non l'avevo visto. Grazie per ottima osservazione, le date. Vai, adesso fate una volta solo Kukoro perché dopo penso continuate a respawnare all'infinito. Te pareva. Pam pam. Pam pam pam. Si rompe? Ma vaffanculo. Oh! Ah, quello è il checkpoint? Dai! Ma che cos'è? Ma dai, ma una strage mondiale! Fermati! Ah. Comunque, informazioni di servizio. Domani, appunto non saremo in live, verrà caricato un video sul canale che sarà appunto il recap, diciamo, di questo mese di febbraio. Un recap con varie clip. Sto lavorando a un video dedicato a Matt. No, son coglio. Ah.
Madonna, ma regà, ma è lunghissimo sto gioco. Pensavo che era un po' più veloce. Vabbè, io sono un genio. No, Alessio, siete tutti ammassati nel cumulo di neve. No, ma chi è che sta crepando nel lì in casino? Vedo Alessia e poi non so. Only mi sa che sei in spiaggia, sì. Sì, dove c'è il timer? Sì. Posso dire che mi sto incazzando? Scusate. Ma io dove sono? Ah, adesso... Ah, ma una certa, quando superi il checkpoint, spawnate da qua. E chi se n'era accorto? LOL. Sono qui io. Fermo! Ma perché Holly non la fa partì? Prova a scrivere soltanto di Holly. No, che è successo? Affamouk. Proviamo così. Allora, come giochetto... Ok. Ci sta come giochetto, però un attimo sto male. Ok. È quotatissimo che si spacca qua, eh. Madonna, predictato. Quanto è stato predictato. No, Alessia, ma che fa? Ah, finimo sto gioco, va. Mi sa che vi siete tutti ammassati qua, eh. Guarda che vince quell'altro. No, no. Pezzo di merda. Olli, prova a scrivere due volte. Fa una volta S. Ok. Scusami, è perché ti vedevo sempre lì. Non so appunto se un attimo si era buggato qualcosa. Chi ha vinto? Ma te guarda questo. Pezzente. Guarda che roba. Manco me ne accorgo e vince. GG per alle dade. Ok, questo qua un attimo sto male, eh. Un attimo a rifarlo. Ah beh, il fatto è che è un gioco che è... Quanto dura? Durata 5 minuti? 1000 anni in realtà è durato, però va bene. Vai, andiamo con l'intramontabile.
posso dire che questo gioco è intramontabile, cioè veramente penso che è da quando abbiamo cominciato a portare Kukoro, da quante ore è che gioco a Kukoro, giusto un attimo per capire, no? Noi ci siamo fatti, no? Giusto per capire, 30 ore di Kukoro, no? 30 ore e ancora questo gioco non ha rotto i cocomeri, cioè... Eh no, Ruggine, tu rimarrai così fino alla fine della live. Prossima volta sarai un altro pupetto, ecco. Ok, aspettiamo se qualcun altro si deve unire. Infatti oggi la combo è quasi perfetta. Vabbè, aggiungiamo... arriviamo al minimo a 10. Almeno è un po' più elettrizzante. Bene. Partiamo. Partiamo. Intanto scusate, facciamo una roba, per favore. Via, via! Via, via. Ci si nasconde. Netandi, via, Netandi da solo. Ok, io direi di skippare. No, Ruggine, è matto! Buonasera, Olly. Ok. Non mi fate incazzare, eh. Yeah, io ritorno nella 9, va. Via. Luigi, ne hai portato... Zeldone? Via, via. Dovrò fare Alpha Comics di quest'anno. C'era una persona che ha fatto il cosplay di Link. Cosa sta facendo qui Alexa? Ti pareva si è attivata. Alexa, piazza una bomba. Ah, vedi, non parla quando gli dico ste robe, eh. Guarda un po', segnalazione ai carabinieri. Sta a vedere, eh. Sta a vedere una bella segnalazione ai carabinieri. Noi intanto skippiamo la notte, va. Quest'anno vado al Falcomics, te giuro. Cioè... no, non ci venire, perché comunque non è una fiera incredibile. Io spero che ci vai anche per altre robe, tipo girare un po' la zona, perché se vieni qua a Falconara solo per il Falcomics, hai sbagliato di grosso. Ti prego, alle date sii veloce. Io mi sposto allora dall'altra parte. Ma c'è Giorgio Vanni, Cristina D'Avena. A parte che mi pare che ancora non hanno confermato queste persone. Se sì, allora sei più informato di me. Stiamo tranquilli e via. Qua assolutamente bisogna stare tranquilli, che qua è un attimo che parte un casino. Ruggine è sopravvissuto e io sono diventato una caccola. Perfetto.
Io mi sono sacrificato. C'è anche Sdrumox. No, adesso qui veramente Netandi è scritto proprio la cazzatina per far il meme. Non credo che Sdrumox sia interessato a venire al Falcomics. Sono Gesù Cristo e via. Scusate, eh. Aspetta, aspetta, che è arrivata una notifica importante, eh? Ah, può essere che ci passa al Falcomics, il K. Skippiamo? Ormai è troppo tardi. Noi stiamo lontanissimi, infatti sono schiattato. Nessuno lo saprà perché la stanza è stata chiusa, tipo, e via. Pam 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 pam. Oh, regà, ma sei pronti per... A parte che ancora manca un paio di giorni alla festa della donna. Ho anche detto update di Fortnite. Qua live con la mimosa, eh. Attenzione, Emerson non si lava. Non si lava. Vediamo un po' quale stanza farà impestare di puzzo. E via. Ah, me ne approfitto per... Farò sicuramente un annuncio di più... Cioè, un annuncio nei prossimi giorni. L'8, più o meno verso le 7:30, 8:30, ancora l'ora è da capire, saremo ospiti da Simo Lanzax, perché sarò intervistato. Quindi, se volete scoprire qualcosa su di me... Via. Esatto, Simone Lanzax. Ma guarda che è un format che secondo me può gasare. Io tanto ero già stato intervistato da Ilo Dance. Il problema è che mi sa che quel ragazzo non streama più. E... Oh, intervista molto piacevole. Cioè, secondo me è un format carino. Era vicino a me? Ah, vedi, casomai lo becchi. Quell'altro che fa? Se entra, esce, cosa sta a fa? C'ha 2 secondi. Eccola là, è rimasto all'aperto. Delentini? Un tuo nemico, quindi, Netandi? Attenzione che Only Alessia puzzolenti, eh? Puzza, puzza che puzza. Pam pam.
cioè, adesso non voglio dire l'ovvietà, però letteralmente attualmente Alessia, Gaston e Only Blue Watt puzzano. Non ho detto che le donne puzzano, ho detto che queste persone attualmente puzzano. Eccola là. Tre puzzolenti e uno no. E ti pareva che colui che mangia il Pacameusa è quello che sopravvive, Netandi? Oddio. Niente. Avete 20 secondi per fare la formazione nuova, altrimenti via. E adesso sì, è schiattata. È perché qua più o meno dopo 2 giorni, se puzzi, crepi dal puzzo. Inevitabile. Ma vedi che c'è Ale che ti sta venendo a dare un abbraccio. Guarda un po'. Guarda un po', oh, il trio. Ruggine, Netandi, Aledade. Andate tutti nella stanza 11, va? Ma guarda qua. I puzzolenti di zona. Non credo l'avete ammazzate voi, però va bene. Nel dubbio mi discosto da tutta sta roba. Il problema è che Hunger Games le squadre sono da 2 persone. A meno che il sito non abbia altre opzioni. Il trio del puzzo. I puzzoni di zona. Sapete, allora c'era un gioco che aveva portato Zeb, che si chiama tipo Warzone, ma non è Call of Duty. È un gioco che adesso, ahimè, credo non ci sia più. Il problema è che lo devo trovare. Ed era una specie di Hunger Games che al centro dell'interfaccia c'aveva una mappa dall'alto. Io adesso non so se si potevano cambiare i nomi. Io mi ricordo che l'ha portato Zeb. Il problema è che non c'è più il video. Perché allora lo farei lì, gli Hunger Games, perché è un software. E niente, nessuno sopravvive. Il puzzo ha annientato la città. Ok, cosa vogliamo fare? Oh, siamo in vena di sperimentazioni? Stanza in contrazione. La vogliamo provare? Rimane nella zona sicura per evitare di essere colpito dagli spuntoni. Però, raga, senza che rimaniamo sempre nella classica comfort zone, vediamo. Oh. Questo gioco puzza. Dopo fammo la roba del re? Dai. Allora, facciamo un autoplay. Giocare con il ritardo del stream per cercare di posizionarvi. Ok, tenere conto della velocità del personaggio una scatola al secondo. Va bene, grande traduzione di questo gioco. Meccanica giocabile in questo gioco. Quindi cercate di farvi guidare dalla distanza. Vabbè, non ha spiegato cos'è il gioco. Allora io credo che, come vedete, nelle pareti ci sono gli spuntoni. Per
tra i comandi c'è appunto punto esclamativo A per andare a sinistra, D per andare a destra, stop per fermarvi, però c'è AS, passo a sinistra, non so cosa sia. Mi sa di sì, proviamo a fare una partita veloce. Questo canale è proprietario della Bavro Enterprise and Industries Society. Scusate, eh. No, io declino questa roba. Io declino questa... Satana, ti invochiamo. Mangia l'anima del qui presente. Può fare la gag. Satana, ti invochiamo. Vabbè, allora rovino pure io sta gag. No, 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 no. Ok. Netena, grazie mille per i 10 bittini. Gentilissima. Allora, io adesso faccio una roba contro... qua la Bavro... Mio Dio, niente, non si può mi parlare. Pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi. Ho fatto e una molto cazzata, più eh? Perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Amen. Oh, perfetto, sentiamo il click. Ok, perfetto. Allora, non parlare, mutati. No, ogni minaccia che userà questo canale senza proprietà della Bavaro sarà rinchiuso in carcere. No, questo canale è libero dalle grinfie del dottor Bavaro. Non me ne frega, non me ne frega. Bavaro non può prendersi questo canale, ci siamo capiti? Oh, perfetto. Sì, sì, che venisse qua il dottor Bavaro, se mi deve affrontare lo facciamo faccia a faccia. Oh, io adesso potrei fare una gag di dubbio gusto. Sappiate questo. Il fatto che però l'ho accennata non farà più ridere. Satanismo contro Vaticano, no, basta religione. Oh. Best lore. No, no, si possono costruire lore migliori. Non si vede Cartman nell'inquadratura? Ah, scusate. Perfetto. Sai cosa sta a fare Cartman a te? Sta a spalancare la bocca. Sai perché? Oddio! Aiuto! Dopo sta gag di dubbio gusto. Andiamo. È entrato nel multiverso, va, va. Allora, dai. Andiamo. Andiamo avanti con sto giocaccio. Ma che cazzo è? Ma che è un gigante di AOT? Dai, fammo sto giocaccio. Ah, guarda. Ah, ma perché non mi saluti? Procione. Non male. Oh, rimbalzo un bel po'. Eccola là, che spacco il PC. Ciao, Ani. Madonna, niente, questo messaggio sarà abusato. No! Ok, abbiamo capito che c'è una zona sicura che dovete raggiungere. Scusate, basta, non vi scammo più. Punto esclamativo Cucoro. Allora, vi dovete spostare nella zona sicura che è quella di color celeste. Per spostarvi dovete fare punto esclamativo A... punto esclamativo D,
ma credo che dovrete scrivere punto esclamativo S per fermarvi. Ok? Quindi appena fate A o D, scrivete subito S. O comunque non lo inviate finché non vedete robe così. Perché sennò vai negli spuntoni, che sono appunto a destra o a sinistra. Vedi che qua ci sono gli spuntoni? Penso che dopo tu continui ad avanzare. Ultimo avvertimento, questo canale è della Vavolo Enterprise. Non ci faccio nulla, cioè questo canale è mio. Punto. Bene, detto questo, procediamo con... partiamo? Tutto chiaro? Vabbè, tanto tutte ste cazzate, via, c'è il cecchino, c'è il cecchino. Vabbè, ci siamo? Top, vabbè, vabbè. Che ne so, tira sta smitragliata, che te devo dire? Tanto non crepo. Partiamo, eh? Ok, quindi scrivete D tranne Holly perché è in safe. No, D è destra! Morti tutti. Quindi? Ah, forza, forza! Perché il mio personaggio non si sposta? Ruggine, no! Oh, mamma mia, ma cazzo, è la morte! Ho trollato! Vai così, vai così! Andiamo! Let's go, Oski! Sì, è così che si elimina la gente su Fortnite! No, mi sa che Holly è troppo... niente, alle date perché ha capito il game. Lo vogliamo riprovare a fare oppure facciamo il gioco del re? Visto che è abbastanza veloce come partita, riproviamo, poi famo il gioco del re. Boh, vabbè. Grande cazzata sta roba del cecchino, non ci crede nessuno. Ci siamo tutti? Il cecchino Lesgoski. Sì, è così che si vince nella stagione 5 di Fortnite. Vai, partiamo. Potentissimi, potentissimi, dico solo questo. Infermabili, inderagliabili. No, sta sparando a Piplap, quindi oggi non è l'orsacchiotto il cecchino. Però posso fare così da scudo umano. Bravo, bravo Cartman, bravo. Oh, merda. De, ma io non mi posso muovere. Ma che è sta cazzata? Vabbè, io sono condannato a morire. Ma che cazzata. Vabbè, vabbè.
Simpatico come gioco. Dopo il secondo tentativo stai male, però è via. Hai detto Zelda? Sì, ho detto Zelda. Cioè, boh, vabbè, incredibile. Buona fortuna. Corro come se ci fosse... È un po' un problema di tutti questi personaggi. No, Holly! Holly, no! Holly moly. Un po' più indietro. Oh, mamma mia. No! Cioè, vabbè, uno stecco blocco praticamente. Attenzione alle dade, eh. Alle dade sta sudando, eh. Oh, mamma mia. Occhio, che qua chi vince o Cartman si salva o viene riempito di botte, eh. Vai TNT. Questo è il content di stasera, eh. Cartman. Bene, l'avete fatto per salvarlo, mi sa, eh? Bravi. Bravi, bravi. Niente, Cartman si salva, però questa anacraniata... Boom! Ok, a posto. Si schie... Cartman come bavaro. Umile. Gioco del re. Vai. Vai, punto esclamativo Kukoro. Allora, come funziona questo gioco? Io dovrò appunto coprire i miei occhietti e voi vedrete la lista di persone invitate dal re e chi non deve proprio entrare. Il vostro obiettivo è farmi convincermi che X utente è simpatico e quindi può andare dal re. Occhietti grigi, occhietti color ambra e via, tutto qua. Fa il colpo di stato, va bene. Vabbè, offesa ai miei colori ambrati, va bene, ai miei occhietti ambrati. Querela incredibile domani. E niente, detto questo, io parto. Ok. Chiudiamo gli occhi. Vado, eh? Allora, capiamo. Non ti ho mai mentito, non me ne frega niente. Puoi mentirmi adesso, perché in realtà sono io il cecchino. Ruggine e l'infame. Sono io quello scritto in verde. Verde cosa? Colpo di stato. Io mi fido soltanto di Soldier. No, allora non mi fido perché hai appena elencato tutte le stronzate.
facciamo Ruggine Netandi. E mi fido di Ruggine. Pessima scelta, cosa sceglieresti, soldier? Niente, questo è, vedi, deve fare il wall of text. Vabbè, ciao, me ne vado. Chiudo la live. Affidati di me. Vabbè, famo Only e alle date, va. Vediamo un po'. No! Te, guarda che roba. Si gode. Ha fatto vincere il re. Vogliamo fare un'altra volta? Altro giro? Oppure si va a fare... si va a gestire il locale, eh? Dai, punto esclamativo Cucoro. Vieni, vieni. Non è di corsa, ma più che altro perché va a livelli. Sicuramente se ci gioco di più vado, sblocco cose più difficili. Dai, andiamo. Prego. Vado, eh. Ora urlo. Non piane. Ok, fatto. Mi fido di Soldier Boy. Vedi, mi è scritto ti ammazzo. Ammazzi il re. È infame, vero, vero. Oh, Ruggine e Olly, vai. Li posso trastare. No, oggi non parli con il re. Questo è coglione, vediamo un po'. Mi fido di loro. Non può essere di nuovo Ruggine il cattivo. Vai così, forza. Tutti giù per terra. Se gode. Namo. Colpo di stato e via. Vai, andiamo a fare le pizze. Andiamo a fare i veri napoletani. Steam. No, ya. Yeah. Prima locale e poi Hunger Games. Dopo, devo andare a dormire. No. C'è nel titolo cosa portiamo. Oh. Play tap. Senti qua che roba.
Io non mi ricordo i tasti, eh. Daffoni. E Pokémon Caffè Remix. Allora, un secondo. Vedi che c'è Attilina e Guido. Anzi, Giuda. Allora, opzioni. Mancano le gemme per cosa? Oddio. Allora, un secondo che stiamo configurando tutto. Ragazzi, ma chi... Qua qualcuno ha fatto il pazzo. Qualcuno si è abbonato. Grazie per chi si è abbonato, regà. Gentilissimi. Grazie, perché non so se è una lei o un lui. Allora, dovrei avere... Uccello del malaugurio. Grazie mille per il follow. Allora, possiamo cambiare tipo? Buongiorno uccello. Iniziamo con la carne. Vorrei fare però una roba un po' più complessa. Posso? ...302 gemme al mio amico su Clash, ma come? Vabbè. Allora, qua cosa c'è? Booking Desk. Oh mamma mia, ma che è sto postaccio? Fa ca? Vabbè, startiamo. Penso che dovete entrare facendo order, punto esclamativo order. Order 1, order 2, order 3. Ok. Se no, c'è un errore. Ok, aspetta, devo fissare. Devo fissare. Non era così. È vero, bisognava... Stava un altro comando. Anche te c'hai ragione. Allora, perché non ha funzionato? Duffman HD. Duffman HD. Ok, allora... No, no! Ah, punto esclamativo visit! Pardon! Fate visit! Non adesso, cazzata, devo far partire la giornata. Vai, fate punto esclamativo ora, visita. Scusate. Come le è andata la giornata, uccello? Ale Dade! Carne... Cos'è? Cioè, sopra qualcosa, cos'è? Ah, vedi che Adè vuole qualcosa in più. Ma? No, c'è un problema. Oh. Porca puttana. Pure lui.
Non mi dica che serve qui. No. Ok, forse ho capito. Dimmi che ce la faccio. Un secondo. Resista. Oh mamma mia. No, che cazzo ho fatto? No, ho sbagliato tutto. No, un casino. Che cazzo sto a fare? No, ho fatto cascare giù tutto. Sono un disastro. Scusate. Scusate. Rifacciamo. Ti prego, dimmi che posso non venire. Che cazzo vuol dire? Dai, dai, punto esclamativo, non ora visit. Cioè, quindi io qua potrei perdere. E quindi perdo il salvataggio dell'altra volta? Che stronzo. Vabbè, direi partiamo. Vai. Visit. Abbiamo fatto un casino. Ci sono solo due ordini. Forse questi un po' più gestibili. Non mi piace sto tavolo posizionato così. Allora qua, Ruggine e Holly nello stesso tavolo. No, non ci credo. E mo come faccio? Dai, non mi dico così, francese. Mi scusi, oh. No, è letale sta roba. È letale, no. Scusate. Ok. Alle date arriviamo subito. Ma che levati? No, ma io faccio le cazzate? Perché mi ha fatto quello? No, uccello sta a pia freddo. Arrivo, arrivo. Scusate. E via. Cioè, manco la mancia mi ha dato quell'altra. Ma io boh. Via, via. No, Giuseppe deve fare visit. Via, via, via. Oh. Oh cazzo, oh cazzo, 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 cazzo. Merda, 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 merda. Ok. Mi sa che adesso siamo arrivati agli ultimi clienti della giornata. Entrerete domani. Guarda qui, tutto sporco. Scusate. Guarda tutti gli ordini più difficili, me ne dato. Tutti col pomodoro! Scusate. Ok, grazie. Ce la posso fare. Via. Alle date! Tenga! Guarda qua che mi cagate per terra! Guarda chi la merda! Macello!
che pulisco dopo? Ashimamaste! Konnichiwa! Ma che, ci abbiamo poco tempo? Guarda che quella contesta così a caso. C'è un problema nel tavolo. Oh. Dai, sporcate giù tutto. Bravi, animali. Ok, allora, possiamo spostare il tavolo? Oh, una stella Michelin! Oh. No. Cioè, puoi cambiarlo te, però. Cioè, a meno che non è il canale che mette, tipo, le donazioni, questi qua regalati. Scusate, mi sono cacato in mano. A meno che non sei tu, non posso metterlo. È strano perché affinché io non cambio la classifica, invece di donatori migliori di sempre metto tipo settimanale. Lì allora si può togliere. Oh, va un tavolo per due, va. Ma famo una roba, ma famo sta stronzata. Ci perdiamo un posto, però cazzo, ottimizziamo. No. Perché non si può impostare un tavolo per due? Ah, posso però impostarlo. Cosa cazzo ho comprato? No, basta con le zucche. Olè. Vai, facciamo un altro round. Olè, mo più. Ah, vedi, adesso c'è più ordini. Giuseppe e uccello, eh? Posto. Olè, posto, corriamo. Madonna, Giuseppe è l'ordine più difficile del mondo. Devo capire cosa ci faccio qua. Penso sia... Ok, posso fare così, bene. Cosa sono? Tipo olive? Madonna, che piatti me stai a fa, oh! Prego! Ho un'insalata tranquilla. Questi portiamo tutto. Dígame! Ok, andiamo! Boom, boom. Mi sa che o sei fuori o attualmente sei al massimo dei clienti, siamo. No, no, qua è impossibile fallire. A posto, c'è ruggine. Ma me spingono! Scusate, vi libero il tavolo, vai, prego. Ah, ma manco stanno nello stesso tavolo, porca miseria. Ruggine! No! Non lo fare! Ok. Oh, buonasera, De William, come va?
prego. Ragazzi, l'ordine più facile. Maledetti. Mo ci invece sputo sopra, ah. Ma davvero un anno? Prende proprio un po' male, cavolo, di già un anno. Quello è... Cioè, niente, qua bisogna rompere i coglioni, cioè... Un anno e un mese. Mi sa che non mangi? Io non te faccio mangiare, va? Fammi una roba, toh. Per 5, guarda, pure 5 monetine e basta. Ah, posso rinominare lo... Dal Daffo. Uccellato, no, sono molto male, uccellato. Mi sa che riceviamo qualcosa se vinciamo. Un altro tavolo. Ok, famo così. Prendiamo un altro tavolo, è più tattico. Vai con la domanda. L'altra sala vorrei utilizzarla per qualcos'altro. Tette? Ho capito che sto gioco può non piace a tutti, però non è che voglio un attimo giocarci. Perché questo lo vorrei usare tipo per ricerca e robe così. No, non ho detto quella parola che state scrivendo. Nei primi quadrimestri mi dava 7, massimo 7,5. Mi puoi dire cosa è successo? Che adesso ti dà 9? Casomai sei migliorato. Guarda qua, Giuseppe alle dade. Allora, facciamoci furbi, va? Casomai adesso gli starai più simpatico, non lo so. Io adesso sono una psicologia del prof. Deux, grazie mille per il ride. Oddio, è vero. Oddio. Arrivo. No. Oh. Allora, com'è andata la live? Oggi c'era Senua? Come ti è sembrato? Bella Eckhard. Ma quanta gente sta entrando? Sono genio. Dai, ordiniamo. Bravi. No. Ma quanta gente sta entrando? Fatto bene. Brava. Ok. Io c'ho paura che veramente te vado a fallire, eh. Scusate, sto correndo.
sto facendo veloce. Se fosse un'insalatina e basta l'avrei già fatta. Invece guarda quanto devo correre. Adesso non ho più manco i piatti. Arriva, arriva. Almeno potete anche non sporcare, animali. Toh, l'avete fatto, va, bravi, siete contenti. Dai, dopo questo andiamo su Hunger Games. Stronzo, ma pure stronzo me dà. Te do da mangiare, me dai dello stronzo. No, no, niente uccellazione. Locali di merda, ma pure. Sburellato non credo. Oh, ci sta, ci sta. Ormai c'è la dipendenza da The Finals, oh. Ma che ho fame, oh. Cosa abbiamo sbloccato? Charming Exclusive. Facciamo questo. Oh. Ma che schifo. Voglio vedere un attimo qua cosa c'è. Statua. Quanta merda c'è. Cos'è, un pisello quello? Vabbè, c'è una statua. Salviamo e ritorniamo all'HQ. Continueremo un'altra volta. Bello però, a me Playtap piace. Più che altro sarebbe figo se mi dessero più tempo e più ricette. Cosa? Boh, vabbè. Mi cagano in testa, allora evitiamo un attimo questi disastri. Si sa chi. Allora, ma... Oddio, com'era il sito degli Hunger Games? Ok, questo. Allora, uno fra te... Ci chiami tu fratello. Allora, il fatto che ve l'avrei chiesto su Discord, il problema è che oggi non sono riuscito proprio a toccare il sito. Quando faremo una sessione? Casomai sarà proprio su... Com'è? Rec Room. Con calma, allora... Ok. Oh, ci lasciamo le foto? D&D, io non sono pronto. Allora, facciamo così. Iniziamo con Aledade. Ruggine. Il problema è che non me le carica, perché vedi che qua mi dice Imgur. Io credo che bisogna che le carico sul sito Imgur, che è un sito online gratis che mi fa caricare le foto. È perché alcuni gli dà gli errori.
Cioè, non posso neanche finire che bisogna contestare se uno è M, uno è F. Questo però un attimo un po' da... To, visto che mi hai fatto incazzare... Natene maschio. To. Only Blue Hot. Questa è la squadra. Voglio Peppe Rossi, ok. Messo. Chi non ho messo? Che qua è un attimo. Deux. Guerra, Eckhard. Con chi vuoi? Metti i nick, li devo mettere accanto. Perché sennò qua sotto non gli va bene. Dottor Bavaro? Ok. Mettiamo... Uccello. Re di Ruggionia. Con il re di Ruggionia. Uccello, ti lascio uccello. Vedi. To. Con chi mettiamo? Con Biscottino. E adesso ecco, Duffman. Oh, forza, è che bisogna riempire, eh? So che c'è qualcuno che sta guardando la live e sta zitto. Qua tocca il momento di scrivere io. Così. Oh, incredibile. La gente si incazza se gli metti il cognome che vuole. Ah. Però lo scrivo da dislessico invece della W, la M. Tomley, lo lasciamo così, va bene. Andri, Anna. To. Guarda, è mezz'ora per scrivere un cognome. Anna, poi i nomi. Ah, tanto dobbiamo mettere i nomi qua. Fammi una roba. Togliamo tutte le immagini. Netandi, giusto. Io direi di mettere anche Bianchi. E chi, sapete chi? Un altro po'. Bianchi con Peter Griffin. Poi. Metti lo schifo. Vorrei... Aspetta, facciamo... Ah, ok, giusto. Quindi aspetta qua. Togliamo, mettiamo... Biscottino con Alessia. Anche se poi si ammazzeranno, eh. Allora è Castro, perché si è sempre chiamato Castro. Qua ci mettiamo Dante. Niente, qua mi contestano. Io un attimo che faccio così. Io un attimo, queste le minacce, eh. Sacci con Frank, sì. Sacci. Frank. Dove cazzo l'ho messo Dante? No, ci sta Uccello, quindi qua mettiamo Kratos con Castro. Lester. Ne manca uno.
Gesù mi piace. Gesù. Lester con Gesù. Poi. Vai. Un nome valido con... niente, mettiamo Gesù senza l'accento, perché sennò si incazza il sito. Vedi come se frega. Ok. Facciamo la traduzione e via. Allora, questi sono i distretti. Abbiamo distretto 1, Aledade e Re di Ruggionia. Distretto 2. Ok, ok, perché qua tanto è un po' zoomato, eh. Giochi della fame. Distretto 2, Netuno di Santa, sembra rumena, Only Blue Hot. Distretto 3, Peppe Rossi 2. È perché è tradotto! Via, a posto. Eckhard con Dottor Bavaro. Niente, impossibile capire perché è tradotto. Solo Blu Cosa. No, non mi dire di nuovo Solo Blu Cosa. Distretto 5, Uccello con Dante. Distretto 6, Duff Manandri. Distretto 7, Anna Netanti. Distretto 8, Bianchi e Peter Griffin, DJ Pita. Distretto 9, Biscottino Alessia. Distretto 10, Castro e Kratos. Distretto 11, Sacci e Frank. E distretto 12, Lester e Gesù. Ah, grande considerazione di me, vedo. Ah, va bene, va bene. Ok, qua un attimo diventa avanti un altro. Deux fugge dalla cornucopia. Netene de Santa fugge dalla cornucopia. Alessia fugge dalla cornucopia. Eckhard ferisce gravemente Biscottino. È iniziato il game adesso, letteralmente. Come c'era regola la dimensione? In che senso regola la dimensione? Piano! Ok. Eckhard ferisce gravemente Biscottino, ma lo mette fine alle sue sofferenze. Porca puttana, Eckhard. Ma che cazzo? Cioè, letteralmente hai fatto fuori Biscottino al primo tentativo. Dante, Aledade e Andri litigano. Aledade li uccide entrambi trionfamente. DJ Pita trova uno zaino pieno di attrezzature da campeggio. Sagge corre nella cornucopia e si nasconde. Il re di Ruggionia fugge dalla cornucopia. Castro fugge, anche Frank. Solo Blucio che fugge dalla cornucopia. Lester si imbatte nella cornucopia e si nasconde. Anch'io mi nascondo. Pita. The horse is here. Aspetta, che sennò perde il fascino. No, mi fa troppa paura. Sembra quelle foto segnaletiche. Ok. Tipo... che spacchio di minchia era, quelle tipo dei horror analogici. Via. Ti fai paura da solo. E cazzo, dello specchio che c'è in... Aspetta, cosa? Hai detto? Horror analogici. Adesso taglierà. Sì, ho detto che spacchio di minchia era. Sì, ho detto quello. A me ogni tanto mi piace dirlo. Sì. Non posso dire una roba in siciliano. Testuali parole. Capiamo un attimo. Oh, piccinito. Ah, così. Dai, andiamo avanti. Bianchi fugge dalla cornucopia. Qua non si sa perché l'ha messo la U accettata. Sento caddu. Prende uno zaino e si ritira. Uccello fugge dalla cornucopia. Il dottor Bavaro fugge dalla cornucopia. Peppe Rossi fugge. Netandi
uccide Kratos. Scusate, qua deve esserci un accompagnamento musicale. Per me è così quando l'ho ammazzato. Cioè, non so se avete capito che ha ammazzato Kratos. Vabbè, e poi c'è Anna che fugge dalla cornucopia. Ok. Deux, Only Blue Watt, Gesù e Gesù e Frank vanno a caccia di altri tributi. Adesso vediamo, perché dobbiamo capire. Il re di Rugionia riceve l'ascia di guerra da uno sponsor sconosciuto ed è Ant Legion. Alessia avvelena la bevanda di Bianchi, ma la scambia per la sua. E... no, no, ragazzi. Biscottini e Alessia, la coppia già eliminata al giorno 1. Non è possibile. E... Netandi si prende cura delle ferite di... oh, è incredibile come questo gioco ci prende sempre per le coppie. Netandi e Sace ha una lore incredibile. Non è possibile. Non è possibile. Peppe Rossi cura le ferite di Nathan De Santa. Anna pensa a casa. Lester si ferisce. Pita riceve acqua pulita da uno sponsor sconosciuto. Eckhart e Uccello lavorano insieme per la giornata. Il dottor Bavaro cerca di dormire tutto il giorno. Snorlax. No, si scherza. Castro si reca su un terreno più elevato. Aledade mette in dubbio la sua sanità mentale. Minchia, Aledade, è il primo giorno. Duffman scopre una grotta. Cioè, Sacci prende cura delle ferite di Netandi? Vabbè, vengono sparati 5 palle di cannone per Biscottino, Dante, Andri, Kratos e Alessia. Se state pensando alla stazza del dottor Bavaro con Snorlax, no, Snorlax dorme sempre. Partiamo da questo presupposto. Uccello pensa a casa. Il re di Rugioni e Sacci si tengono per mano. Amiconi. Netandi e Frank si incontrano e decidono di fare una tregua per la notte. Cazzo, real. Pita si prende cura delle sue ferite. Peppe Rossi guarda il cielo notturno. E qua, un attimo... me lo immagino così, che però me lo immagino così, che guarda la luna, lui è il lupo che sta così e guarda questa luna, pensa alla casa, robe così, sta così, ammira questa luna incredibile. Penso avete capito l'immagine, che sta tipo così, tipo non parte la base, letteralmente mi incazzo, non sta partendo la base, io so che se premo qua parte. Ma che è? Ma non è questa l'originale, a parte che questa boh, toh. Vabbè, non si può sentire una base. Te, Deux. Alle date Holly Blue Watt si raccontano storie su se stessi. Bianchi e Castro minacciano un duplice suicidio, ma falliscono e muoiono. Ok. Si prende cura delle ferite. Netene De Santa avvelena la bevanda di Gesù. La beve, lo beve e muore. Gesù? Lester tenta di arrampicarsi su un albero, ma cade... Cazzo, questa è una Giuda reference! Io voglio capire, posso farmi i cazzi miei? Sì, però un attimo, appena ho letto quella roba, Giuseppe, mi è apparsa questa immagine di questo furri lupo che guarda la luna.
Deux pensa a casa, una fornace. Daphne riceve acqua pulita da Ant Legion e il dottor Bavaro, essendo che ha dormito tutta la notte, resta sveglio. Eckhart grida aiuto. Aiuto! Nudo, aggiungerei. Il dottor Bavaro si sloga la caviglia mentre scappa da Peppe Rossi. Abbi! Daphne riceve cibo. Madonna, io mi sto a fare le grandi mangiate. Deus insegue Sacci. Così. Sacci scappa, si sente snarf, 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 snarf. Così. Only Blue Hot pratica il suo tiro con l'arco. Anna ruba il re di Ruggionia mentre lui non guarda. Attenzione. Eckhart pratica il tiro con l'arco. Netand e Pita vanno a caccia di altri tributi. Uccello sconfigge Netone de Santa in un combattimento, ma gli risparmia la vita. Aledade scopre un fiume e anche Frank. Chi ci saluta? Bianchi, Castro, Gesù e Lester. Via. Netandi, Sacci, Netene e Daphne si raccontano storie di fantasmi per alleggerire l'atmosfera. No, e siamo a notte, Pita tenta di appiccare un fuoco, ma non ci riesce. Uccello, Aledade e Anna iniziano a litigare, ma Aledade fugge mentre Uccello uccide Anna. Il re di Ruggione sviene per la stanchezza, Deux va a dormire, Peppe Rossi e Frank si stringono per scaldarsi. Eckhart avvelena la bevanda del dottor Bavaro. Cioè, porca troia! Lo beve e muore. Solo blu. Ciò che sviene per la... Vabbè, sviene per la stanchezza. Uccello e via. Via, via. Netena de Santa si mimetizza tra i cespugli. Giorno 3. Pesce uccello. No, pesce uccello, che cazzo vuol dire? Uccello pesca, ok. Peppe Rossi scopre una grotta. Deux si prende le cura delle ferite di Frank. Ma quanto cazzo è real sta roba. Sacci riceve un'accetta, stavo per dire un'uccellata. Pita e Aledade si separano per cercare risorse. Daphne attacca Only Blue Watt, ma lei riesce a scappare. Il re di Ruggione cerca una fonte d'acqua, Netandi va a caccia di altri tributi, Netandi ormai attacca e basta, Eckhart si mimetizza tra i cespugli. Chi ci saluta? Il dottor Bavaro e Anna. Fortnite insegna. Uccello, Sacci, Eckhart e Netene si raccontano storie di fantasmi. Peppe Rossi ferisce gravemente Frank, ma lo mette fuori dalle sue sofferenze. Mi sa che lo killa, quindi. Holly Blue Watt si arrampica su un albero per riposare, vista che è scappata. Il re di Ruggionia, Deux e Aledade cantano allegramente canzoni insieme. Daphne convince Pita a rannicchiarsi con lui. Netandi riceve cibo fresco da uno sponsor, Ant Legion. Il re di Ruggionia costruisce una baracca. Eckhart, Daphne e Aledade vanno a caccia di altri tributi. Netandi cerca di dormire tutto il giorno, Sacci si mimetizza. Deux vede il fumo alzarsi in lontananza, ma decide di non indagare. Pita dorme tutto il giorno. Peppe Rossi a caccia di altri tributi. Only Blue Watt cerca di dormire tutto il giorno. Uccello riceve dell'acqua pulita e Netene cade in una fossa e muore. Questo era il giorno 4. Chi è caduto? Frank e Netene. Notte del giorno 4. Eckhart vede un fuoco, ma rimane nascosto. Aredade, Pita e Holly dormono a turni. Deux e il re di Ruggione rintracciano e uccidono Netandi. Che roba, hanno ucciso il nuovo dio della guerra. Sacci e Peppe Rossi parlano degli omaggi ancora in vita. Uccello e Daphne dormono a turni.
Giorno 5. Uccello insegue Sacci. Daphman si reca in un terreno più elevato. Deux sente il re di Ruggioni e le Dade parlare in lontananza. Peppe Rossi riceve l'accetta da uno sponsor sconosciuto. Pita riceve e viene punto dalle spine mentre raccoglie bacche, mentre Eckhart mette in dubbio la sua sanità mentale e Holly scopre una grotta. Muore... Perché è morto Netandi? Ah, per prima. Notte del giorno 5. Re di Ruggioni, alle Dade, Deux e Sacci si raccontano storie di fantasmi. Eckhart si arrampica su un albero per riposare. Peppe Rossi perde di vista, si perde. Holly mette in dubbio la sua sanità mentale. Daphmon e Uccello parlano di tributi ancora in vita. Pita muore a causa di un'infezione. Olè! Ok, qua cosa c'è? La festa. La cornucopia viene riempita con cibo, provviste, armi e memorie delle famiglie dei tributi. Oddio. Owok Lil. Scusami. Scusami perché penso di aver pronunciato male il tuo nickname. Grazie mille per il follow. Salve. Come va? Spero tutto bene. Sempre la metto in dubbio la mia sanità mentale. Penso un po' tutti. Qua l'abbiamo letto? No, ok. Sacci muore per un'infezione. Eckhart decide di non andare alla festa. Peppe Rossi, Holly e Uccello si confrontano, ma prendono lentamente ciò che vogliono per evitare conflitti. Deux strangola le Dade con una corda. Il re di Ruggionia accoltella ripetutamente a morte Daphmon con i Sai, quelli che c'ha Raffaello. Oh, buonasera Alessio. Amogus. Com'è andata la giornata a Wok? Scusami. Pardon per come lo pronuncio. Verrai vendicato. Ok. Uccello cerca di dormire. Eckhart fa una fionda. Cazzo, Eckhart si sta preparando, è incazzato, eh? Il re di Ruggioni, Deux e Peppe Rossi litigano. Peppe Rossi li uccide trionfamente entrambi. Holly cerca legna da ardere. Appunto, qua i decaduti. Pita, Sacci, le Dade, Daphmon, Ruggine e Deux. Procediamo. Si tifa per Holly a posto. Dai, dai, tutto tranquillo. I giochi della fame. Ok, notte 6. Uccello perde di vista dove si trova. Peppe Rossi perde di vista dove si trova. Minchia, tutti si perdono qua. Eckhart fa esplodere accidentalmente una mina mentre cerca di armarla. No. Cioè, Eckhart si stava per vendicare di tutti i suoi amici caduti. Only Blue Watch sviene per la stanchezza. Bettazza? Ok. Scusa. Ti faccio vedere chi è sopravvissuto. Sono in 4. Pardon, in 3. Uccello, Peppe Rossi e Holly, perché Eckhart è morto. Ah, cavolo, però figata. Avete fatto qualche... Avete già pubblicato qualche gioco? Peppe, oh, 3 kill, eh? Peppe è infernale, eh? Facciamo partire la bet. Assolutamente. Io dopo, regà, voglio fare così, un po' di just chatting tranquillo. Tattico. Ok, via. Puntate, pronosticate, ragazzi, chi secondo voi vincerà questo fight. Noi procediamo con la notte. Anzi, con il giorno 7. Holly vede del fumo in lontananza, ma decide di non indagare. Peppe coglie dei fiori. Uccello viaggia su un terreno più elevato. Vabbè, viene sparato un cannone per Eckhart. Una palla di cannone. Uccello cerca di curare la sua infezione. Peppe Rossi si arrampica su un albero per riposare e Only Blue Hot canticchia piano. Procediamo. Giorno 8.
Peperussi riceve acqua pulita da uno sponsor, Uccello riceve un esplosivo da uno sponsor sconosciuto e Holly scopre un'altra grotta. Ok. Notte 8, qua mi sa che succede qualcosa. Certo. Allora, più che altro, se mi puoi mandare il link in privato, perché tutti i link che vengono messi qua in chat saltano in aria. Ok, vediamo un po'. Uccello, Only Blue Hot e Peppe Rossi litigano. Peppe Rossi li uccide trionfamente entrambi. Peppe Rossi. Se vuoi a me. Se no anche a chi è interessato. Oppure guarda, mandami il link che in caso lo metto in chat. Il vincitore è Peppe Rossi dal distretto 3. Dai, bomba, regà, dai, fammi un po' di just chatting. Peppe Rossi e Giuseppe, ha voluto questo cambio di nickname. No, buonasera, comandante. La fabbrica di Jenna, un attimo, bestiale, eh? Attenzione. Fammi un po' vedere se qua ha caricato. No, non me l'ha caricato, vabbè. Oh, capo, buonanotte, netene. Vamo con sta Battle Royale. Let's go. Che famo mo? Adesso sarà un po' di just chatting così tattico. Che domani tocca alzarsi presto. Comunque, spoiler iniziale per la schedula di domani. Cioè di domani, pardon, di lunedì. Si ritorna su Leon City, GTA RP. I fratelli pelosi ritornano e via. Penso per mezzanotte 15, tipo. Allora, io vi giro qua e l'incozzo di questi developer. Così potete andare a curiosare. Ma dai, pinghiamolo per un po'. Così potete andare a curiosare le loro produzioni. Va, buonanotte, Ruggine. Buonanotte, buona giornata per domani. Tier list o ufufo? No, adesso facciamo just chatting. Oh, domani poi 30k di compleanno e via. Let's go. Della camionette. Ok, ma ti fa già startare... il DLC oppure ancora tipo devi arrivare a un determinato punto? Il regno di Rugionio, dai. Però dobbiamo prepararci un po' di ubufufu tier list in caso tipo per altre live. Ah, beh, ok. Capito. Sparky, settimana prossima in un certo senso fa ride perché mi sa che è già tutto preparato. Vediamo. Perché in realtà devo avere la conferma se sarà l'Indie Horror Special, non so parlare, oppure ci ficco quello normale. Se non vedete lo locandino con scritto Special, c'è quello normale. Se invece vedete la locandina special, quello normale, verrà spostato a un'altra data. Se mi dici un argomento posso provare a creare un ufufu. Ci devo pensare. No, allora, gli special sono già stati decisi i tre giochi. Ce n'è uno che non posso rivelare niente. Il secondo è un horror che si basa sul microfono, in pratica non devo urlare, non è Don't Scream, io in caso mi vado a curiosare dopo l'incozzo. E, vabbè, è un gioco tipo Don't Scream, quindi tipo stiamo in queste case abbandonate, non dobbiamo urlare perché non so se dopo c'è un mostro che se ne accorge.
Terzo gioco è Kinito Pet. Questo vi rivelo il titolo. Kinito Pet, che per chi non conoscesse, è una specie di Bonzi Buddy. Era questo virus assistente di Windows XP. E niente, ci hanno fatto un gioco che mi pare fatto con Godot. Quindi, oh, goloso, goloso, sono curioso di Kinito Pet. Ho grandi aspettative, un po' per tutti e tre i giochi. Ma puoi portare roba che non hai già visto? Io, Kinito Pet è l'unico che mi sono informato. Pardon, Carbonara, che è successo? Daf, che video di merda, la mia serata preferita, non ci sono stato. Cazzo, è vero, infatti... Mi dispiace Carbonara, Rippotti, ma tanto sicuro ci saranno, non penso in queste prossime settimane, più in là. Io gli unici, io perché gli horror li pesco dai CIO, quindi un attimo mi informo, non, cioè mi leggo un attimo la premessa di quello che vado a giocare e basta, ma non mi vado a vedere il video gameplay. È un mezzo scatola chiusa, ma tanto perché li devo andare a scaricare, quindi per forza di cose vedo cosa scarico, perché sennò c'è il rischio che mi scarico un gioco e fa la fine di quell'horror di a tema SpongeBob. Io ancora non ho mai messo mano su Godot, però curioso. Buonanotte Carbonara. E niente. Quindi appunto un attimo un'occhiata la faccio, ma giusto per selezionare i titoli che porto durante queste serate di indie horror, altrimenti sarebbe il caos. Però appunto, Sparky Marchi, se c'è, e non è nello special. Tutto qua. Il primo però posso dire una roba, potenzialmente, non so quanto farà paura, però fa ride. C'è una cosa che farà ridere, o farà cringiare. So solo questo dettaglio. Quindi, bomba. Sì, però è tipo un mezzo estratto da una live, perché appunto narra di questo, sarà abbastanza meme come video, narra di questo percorso di come sono riuscito a battere Matt su Wii Sport Resort dopo anni. Quindi, dai, almeno quello sarà il primo video, dopo se mi prenderà la voglia ne farò altri. A parte che se tutto va bene ne esce uno domani, che però è il best of del mese. Ma va, eccolo. È il best of del mese. Quello voglio puntare a mantenerli, a farli alla fine, tanto prendo le clip, le edito un po' e via. Sì, scusate, è un classico che perdo il filo del discorso. Però sì, sì, tutti i video su YouTube. Cioè, il video di Matt prende parte di un estratto e poi ci vorrei aggiungere qualcosa di mio. Giusto per, appunto, non far sì che è un estratto mezzo editato. Voglio l'episodio 3 del cut content. Non me lo aspettavo, questo è un grande plot twist. In realtà vi racconto questa grande roba. In realtà io ho scritto tre episodi, ho scritto tra virgolette non è finito, ma ci sarebbe un terzo episodio, però sono su due giochi. Uno però l'ho droppato. E l'altro avevo scritto un po' di più, ma l'ho droppato lo stesso. E allora,
senza dilungarci troppo, il primo gioco che ho scartato era Super Mario Odyssey, perché in realtà c'era poca roba, poca ciccia, o almeno è quello che ho trovato, era poca ciccia. Bella domanda. Bisognerà capire. Se no, l'altro gioco che stavamo facendo, l'indie horror, sto partendo di testa, perdonatemi. Il cut content era Call of Duty Modern Warfare 2019, perché avevo trovato grandi cose, grandi contenuti tagliati, contenuti beta, mi stava a garbà. Poteva uscire un bel episodio lungo, un bello lunghetto, rispetto rispetto alla mia media di video, che più o meno sarà di 4 minuti. Massimo sarebbe arrivato tipo a 7, 8, to, massimo 9. Devi stare attento a quello che dici. Cioè, ti ho fatto incazzare? Vediamo un attimo. Capiamo un attimo questa roba. Vediamo un po'. Ah, io adesso ho provato a buttare delle bozze per l'intro personalizzata. La run Genocide di Undertale, che poi dici cazzate, vabbè, grande accusa, verrà querelato. Io ripeto, c'è questi due robe che avevo scritto per questo ipotetico episodio 3, ma so fermi da mesi perché non ci ho più messo mano. Cosa? Eh sì, però vabbè, non è che domani iniziamo la Genocide, però sì, stavo così a caso facendo una intro personalizzata dedicata a, appunto, la run Genocide. E quando? Vediamo, io adesso vorrei un attimo correre per finire GTA 5. Cioè, boh, vabbè. Guarda, puoi andare anche a monosillabi, eh? Ma che cazzo stai a scrivere? Che domani ho un incontro con un corso di web develop e devo svegliare. Va tranquillo, perché, anzi, credo che fra poco staccheremo anche noi presto, perché domani devo svegliarmi alle 7, devo girare il mondo. In estate non la porta... Ok, no, non sarà quest'estate. Cioè, niente. Non sarà così. Va bene, ho capito. Fermo. Sì, infatti quelle non l'ho salvate. C'è la run normale e ci sarà la run... E via. No, questo... A parte che ora sto facendo... via, pure un pezzo de merda. Vabbè, pure... Grazie. A parte che io adesso ormai, appena stacco la live, faccio l'esportazione su YouTube. Quindi, via. Era venuta buona. La Genocide arriverà ancora meglio. Sarà ancora più bella. Via. Io sono come la Disney. Sono... Non mi piace tutto, cancello, via. Rimane solo il logo. Basta, visto come hai fatto girare qua i cocomeri. Toh, cancelliamo la run Genocide. Che c'era la morale finale, sì. Va bene. Che ti ho scritto un messaggione. Vabbè, non hai fatto il copypasta?
strano, non era te non fare il copypasta, te querelo. Te, fiolo mio, so io che querelo te, non so se hai capito. Ho 23 anni, sappilo, ho tanti anni da perdere. Per true. Ah, mi hai dato il... Bene, bene. Anzi, questo me lo screenshotto. Sei fregato. Sei fregato. Bye bye. Bye bye. Niente. Amici notturni, vi ringrazio per la compagnia notturna. Noi saremo offline, che domani un attimo tocca fare un compleanno da 30k. Ci becchiamo direttamente domenica, che facciamo una seratina sul VR e nada, sayonara. Ok, però non ci resterò molto perché mezzanotte voglio fare ronf ronf. Detto questo, amici della notte, buonanotte, quereliamo Netandi tutti insieme, una querelata incredibile. Gli portiamo via tutto, pure il terreno. E niente. Gianè.